Kiss Channel, buonasera in questa calda estate torinese. Oggi veramente fa un caldo, ma abbiamo l'emozione di essere, diciamo, in compagnia con un attore teatrale e anche cinematografico che ha un curriculum non indifferente, il signor Franco Barbero. Io ho il piacere di bere un bicchierino con te, voglio fare... Sì, vai, alla salute di tutti. Insomma, volevo chiederti appunto se volevi farci compagnia questa sera, soprattutto perché io conosco il tuo curriculum, mi sono dedicato molto su internet e ti ho visto parecchie volte in televisione, perché al teatro purtroppo non ci vado mai, ma questo è un male. Ma lì dipende, sono periodi poi, è come mangiare, come tutto, ci sono dei periodi che mangi sempre la stessa roba, poi in certi periodi non ti piace più, non la vuoi più vedere. Difatti la prima volta che ti ho visto è stato quando ero piccolo al Bar dello Sport, il film con Lino Banfi. Ci sono state delle incomprensioni tra di noi. Non afferro, Felice, voce. Sai, Lino, a volte ci sono state delle incomprensioni tra di noi. Ma io ho sempre avuto fiducia in te, eh? Anch'io. Anzi, Felice, né? Sì. A proposito, la 1, la macchina, eh. Il meccanico ha detto che ci vuole un po' di tempo prima che me la dà. Vabbè, ma fa niente. Anzi, sai cosa faccio? Compro l'Alfetta. L'Alfetta? L'Alfetta. Sei scemo, Felice, sono 20 milioni. Beh, cosa sono 20 milioni adesso? Beh, sono sempre 20 milioni che devi sborsare tu adesso. E ti trovi addosso un debito da adesso, te capì? Hai assaggiato il bicchierino? Prendi il, sì. Prendi il bicchierino, che c'ho, stai lì tranquillo te. Tanti personaggi che comunque oggi sono... Che poi Lino Banfi, maronna, me l'ha detto, non si vede più in televisione. No, perché ma è finita un'altra stagione, poi adesso ripartirà, insomma, perché è così, il nostro mestiere però è fatto a stagioni, Ma quello che ti volevo chiedere è la passione per il cinema e per il teatro, quando ti è nata, a che età più o meno eri, diciamo, entusiasta di fare queste... Io volevo farlo all'età di 8-9 anni, quando ho cominciato a capire, i miei genitori sono di Torino, sono degli infermieri, andavo abbastanza al cinema, alla sera i miei mi lasciavano andare al cinema e quindi vedevo tutto sto cinema americano, soprattutto queste belle donne, i cavalli, le cose, eccetera eccetera, mentre si prospettava per me una vita abbastanza piatta. E in fondo adesso studierai, farai, poi se va bene ti impieghi alla Fiat e poi vediamo, se che non era proprio quello il mio, sì. E fate Bettina, io me faccio Bettina quando deve fare la doccia. Vedete, voi dite non me lavo, me ne godico se sente o no. Però pettinarsi è molto più facile che lavarsi, perché per pettinarsi bastano due cose, i capelli e il pettine. Te c'hai i capelli, io do il pettine, ecco fatto. Beh, c'è stata una volta mia madre, che era una donna che era una serva moglieriana, cioè nel senso la serva che non glielo manda a dire al padrone, quello che deve dire, educata, bene, gentile, ma oi, Quando avevo 19 anni ero andato a Parigi perché... Poi dovevo proseguire per l'Inghilterra, allora per mantenermi a Parigi avevo trovato un lavoro da lavapiatti. Lavapiatti erano i primi self-service, in Italia non esisteva quello, e allora andavo a lavare i vassoi e stavo lì dalle 11 alle 3, così del pomeriggio, ma sulle Champs-Élysées, mica niente. Però quello che mi, diciamo, il dubbio, ecco, che mi viene, lei era all'estero, però... la voglia di cinema, la voglia di teatro, quando gli è... Quello già un po' il sogno c'era, no? Per star vicino a delle persone interessanti, non la solita minestra quotidiana, insomma. Ma di lusso, perché io poi sono entrato in compagnia Macario, in un momento sono diventato, mi stavo laureando in economia e quindi sapevo tante, la legislazione teatrale, e quindi Macario e l'impresario Tino Casaleggio mi hanno preso subito. Che poi ricordiamo il grande Macario che ha lavorato
lavorato anche, oltre che con il teatro e con i tanti film che ha fatto un sacco di film con Totò. Parecchi film con Totò, ma lì era già una seconda parte, perché prima aveva fatto del grande cinema, il cinema della sua epoca, della fine della guerra, no, eccetera. E poi loro, siccome vedevano che io ero serio ed stavo attento anche per mio interesse, perché a Ciappo a Rubè o cose del genere è chiaro che ti cacciano via, no? Ma se tu fai bene le tue cose, loro mi hanno affidato tanto lavoro. E ultimamente ha collaborato con Michele Placido, Maria Teresa Ruta, ci sono un sacco di nomi che mi vengono in mente. Michele Placido, ho partecipato ad un film suo, a parte che la scena è tagliata, ma ci eravamo conosciuti perché quando io sono uscito dal mondo del teatro piemontese e ho ancora fatto uno spettacolo piemontese, La Gatta e il Coniglio, Amendola e Corbucci, con Stella Carnacino, Alfredo Rizzo, Da Lombardo, eccetera, eccetera, la produzione produceva anche Placido, che aveva appena fatto La Piovra 1 e stava famosa. Era diventata una star di colpo, esatto. E stava facendo Metti una sera a cena con Florinda Volca, eccetera, in teatro, prodotti dallo stesso produttore. Ah, ho capito. E allora lì un po' ci eravamo conosciuti, poi ci siamo rincontrati, ho girato con lui in questo viaggio chiamato Amore. No? Sì, poi ho letto anche Don Matteo, La Squadra. Ah, beh, certo, la prima serie di Don Matteo, un episodio che doveva passare più avanti è passato all'inizio, perché lei anche nei film recenti comunque è presente, ecco, questo. Ma sì, abbastanza, faccio sovente delle piccole con le cose, però come diceva Marlon Brando, non l'ha detto a me, però diceva, a volte è importante fare una piccola parte, ma forte, che il pubblico poi la ricorda. Tuoi amichetti per giocare, io dico qualche cosa, quella camera è anche la mia. No, in questa casa non c'è niente di tuo, niente, sei ospite e devi ringraziare, quel sant'uomo di mio marito devi ringraziare. Ma che sant'uomo, che quello è un stronzo! Dove hai messo le chiavi della macchina? Quale macchina? La mia, quella che usi tu, la 1. Ecco, a proposito, questo ti volevo dire. Evidentemente la Fiat, siccome ancora è la 1, non è proprio per la quale, la 2 verrà un po' meglio, perché si sente un rumorino. Non è possibile, la Fiat non fa rumorino. Se facevo un rumorino a semiasso, l'ho portato dal semimeccanico, così. Ti dico che non è possibile. E io ti dico che forse l'hai costruita tu, perché è venuto fuori una stronzetta e l'ho portata al meccanico. Ma hai sentito come mi parla? Ma va a cercare il bulè, fa più che! È tutta colpa di Garibaldi! Abissino! A livello cinematografico arrivo da 100 vetrine come comparse, qualche particina così, poi ho iniziato ad avere una parte un po' più importante, insomma a livello poliziesco in Torino Criminale, girato a Torino, e poi è arrivato Roberto Gasparro, che conosciamo tutti e due. Certo, bravissimo, talento insomma. Abbiamo avuto il piacere di collaborare in questo film in cui io facevo l'allenatore di calcio in Il cielo guarda sotto e... Sì, e io facevo il commissario, il cavaliere. Sì, è handicappato perché gli era cascata una cassa sulla testa. Secondo me, diciamo, a livello cinematografico, lei ha dato un bel contributo a livello italiano e anche a livello piemontese. E difatti io, con un brindisi magari... Salute, alla vita, viva la vita! Volevo fare un'ultima domanda. Secondo lei, a livello... piemontese, quanto Torino e provincia possono dare ancora per il cinema italiano? Ah beh, tanto, lì poi dipende da chi la usa, come lo usa e poi... Torino è una bella città comunque. Ma certo che è una bella città, è piena di... è una città intensissima, è una città piena di valore, di humor. C'è una storia che fa paura. Sicuramente. E allora, che dire? Buona serata. Grazie. Io spero di rivederla presto e magari di collaborare di nuovo per un altro film. Ma sì, molto volentieri. Viva Torino, viva tutti. Tutti. E allora io direi un caro saluto a tutti con Daniel Caldarulo e con Salvo Sferrucci. Ma non mi sto inciuccando, no, non vi preoccupate, è solo un... No, è te. Questo qui è cinematografico. Sì. Ci vediamo su Mix Channel. Ciao.